tornati in studio. L'ictus cerebrale rappresenta una delle più importanti problematiche sociosanitarie ed è la terza causa di morte, la prima causa di disabilità permanente. Per capire come affrontare questo problema e prevenire, ne parliamo con la dottoressa Anna Cavallini, direttore Stroke Unit dell'Istituto Neurologico Mondino di Pavia. Benvenuta. Buonasera. Allora, dottoressa, i dati che ho dato all'inizio puntata sono un po' allarmanti. Per quanto riguarda l'Italia? Per quanto riguarda l'Italia, in effetti noi abbiamo circa 300.000 nuovi casi di ictus all'anno. In Lombardia sono circa 20.000, fra i 19.000 e i 24.000 nuovi casi. E c'è da considerare che questi pazienti quasi nel 50% dei casi rimangono disabili, con una disabilità che gli impedisce di riprendere la vita precedente, mentre un 20-30% purtroppo non sopravvivono ai primi 3 mesi dalla malattia. Quindi è una problematica sociale molto importante, con anche dei costi sanitari particolarmente impegnativi. Dottoressa Cavallini, spieghiamo quali sono i sintomi dell'ictus? Sì, allora, innanzitutto forse va spiegato che per ictus esistono due forme di ictus. Una in cui si chiude improvvisamente un'arteria del cervello, e quella è l'ischemia cerebrale, e un'altra forma che è esattamente l'opposto, in cui l'arteria cerebrale invece di chiudersi si rompe improvvisamente, e in quel caso lì il sangue stravasa nel cervello creando un danno di tipo emorragico. Ovviamente queste due forme hanno due terapie diverse, mentre hanno dei sintomi molto simili. I pazienti con ictus ha un sintomo che esordisce improvvisamente, e questi sintomi solitamente i più comuni sono l'improvvisa perdita o della forza oppure della sensibilità a un braccio o una gamba, la bocca storta, la difficoltà a parlare oppure a comprendere le parole che gli dice la moglie o il vicino di casa. E dopo quanto tempo si manifesta l'ictus da questi fenomeni? Questi fenomeni sono proprio il sintomo del fatto che l'ictus è iniziato. Si inizia in quel momento lì, c'è stato un problema che già inizia a danneggiare e a far perdere via via le cellule cerebrali. Quindi da quel momento lì sia il paziente che i medici devono iniziare a correre per cercare di rendere il danno il minore possibile. Dottoressa, quali sono i soggetti a rischio? I soggetti a rischio sono molto simili a quelli che sono considerati soggetti a rischio per le malattie cardiache, per cui ovviamente in primis abbiamo problematiche legate un po', diciamo, alle abitudini di vita, per cui il soggetto in sovrappeso, sedentario, che ha una dieta non adeguata, quindi ricca di grassi, il soggetto che è un fumatore, fumo anche per le patologie cerebrali, è un grosso importante fattore di rischio. L'età incide nel paziente? L'età incide, però purtroppo non è modificabile, mentre negli altri fattori di rischio, se li conosciamo, possiamo correggerli, l'età purtroppo avanza al di là della nostra desiderata. Quindi è anche importante ricoverarsi in una struttura idonea che possa curare il problema? È fondamentale ricoverarsi in una struttura idonea, è importante in primis non utilizzare i propri mezzi ma attivare il 118. Sì. Il 118 porterà il paziente in un pronto soccorso attrezzato in modo che possa usufruire delle terapie della fase iperacuta. Bisogna sapere che noi abbiamo 4 ore e mezzo di tempo al massimo per intervenire con un farmaco in vena, quindi dall'inizio dei sintomi, per cui il tempo a nostra disposizione è veramente poco. E il paziente deve arrivare in pronto soccorso, se arriva in termini utili può essere trattato, se il tempo è troppo lungo esiste però la possibilità di essere ricoverati in strutture che noi chiamiamo stroke unit, che sono strutture dedicate in cui si è dimostrato che la cura in queste strutture migliora comunque sia la sopravvivenza che i danni a lungo termine. Ecco, ci può parlare della stroke unit di Mondino di Pavia? La stroke unit del Mondino è una delle più vecchie, delle prime stroke unit che sono nate in Italia. È costituita da 16 posti letto, di cui 10 non monitorati e 6 invece questa monitorati. Questa è la struttura, quella che vediamo? Questa è la vecchia struttura, storica. È un'immagine storica, questo è Casimiro Mondino, e poi la struttura, adesso si vedrà, è stata dal 2003 trasferita nella nuova sede in via Mondino, e quindi ecco.
è una struttura un po' più moderna. Certo. In effetti la stroke unit è nata nella vecchia sede e poi è stata trasferita nella sede nuova. Quindi questa struttura è un esempio di gestione globale del paziente, il paziente seguito dall'inizio fino alla fine della cura? Questa struttura è una struttura semi-intensiva, per cui consente il ricovero nelle prime ore in un'unità semi-intensiva, il suo passaggio nei letti non monitorati, dove viene sempre comunque seguito dalla stessa equipe medica, dalla stessa equipe infermieristica e di fisioterapia. Quindi garantiamo al paziente una gestione globale, con particolare attenzione anche alla prevenzione di eventuali complicanze e alla gestione di tutti i suoi bisogni e all'educazione anche del paziente nei confronti delle problematiche dell'ictus e delle difficoltà che si troverà ad affrontare eventualmente. Infatti, al termine del percorso terapeutico, il paziente viene dimesso. Nel caso avesse bisogno ancora di supporto da parte vostra, come funziona? Noi al momento della dimissione, ovviamente il paziente può essere, nei casi più fortunati, dimesso a domicilio, nei casi meno fortunati ha bisogno di un trattamento riabilitativo. Però noi garantiamo una continuità assistenziale con il paziente, per cui il paziente alla dimissione ha una prenotazione ambulatoriale in ambulatori dedicati e viene seguito sempre dallo stesso medico, quindi non solo uno specialista delle malattie cerebrovascolari, ma sempre lo stesso. Quindi un centro a livello internazionale e nazionale, un centro punto per le persone che soffrono di questo problema? Sì, lo Stroke Unit del Mondino rappresenta ormai da anni un punto di riferimento non solo per l'assistenza ma anche per la ricerca. Infatti abbiamo partecipato a numerosi trial, sia da un punto di vista di ricerca di modelli che migliorino la gestione del paziente, ma anche da un punto di vista di terapie innovative per cercare di risparmiare al massimo il danno cerebrale. E quindi rappresenta sicuramente un punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale. L'ictus a che età colpisce maggiormente? L'ictus colpisce maggiormente al di sopra dei 70 anni di età e ovviamente la sua frequenza è età relata, per cui più si diventa vecchi più aumenta il numero di pazienti colpiti. Inizialmente sono più colpiti gli uomini, nelle età più avanzate prevale il sesso femminile perché le donne da una parte vivono di più e quindi prevalgono come numero nella popolazione. E poi più frequentemente in età avanzata hanno problemi tipo la fibrillazione atriale, che è un grosso fattore di rischio per lo stroke. Dottoressa, ma le abitudini alimentari possono incidere nella malattia, nel far venire un ictus, o anche le abitudini normali, fare poca attività fisica o eccessiva attività fisica? Eccessiva no, a meno che uno non la faccia e abbia delle patologie che controindicano l'attività fisica. Sicuramente la vita sedentaria, mangiare cibi molto grassi, quindi poi con un aumento significativo del colesterolo, avere il sovrappeso e quindi sviluppare progressivamente un'intolleranza ai carboidrati, la famosa sindrome metabolica, e ancora di più se un diabete franco, quindi la dieta è molto importante per cercare di prevenire il manifestarsi di queste situazioni. Si possono manifestare queste situazioni anche in età giovane? Se c'è una predisposizione, sì. Leggiamo a volte delle notizie spiacevoli che riguardano ragazzi colpiti da ictus. Sì, ci sono, c'è una predisposizione familiare, quindi i soggetti che hanno in famiglia una storia di parenti prossimi che hanno avuto sia malattie di cuore di tipo ischemico che ictus cerebrale, ovviamente devono essere più attenti nel controllarsi perché sono maggiormente esposti. Poi nei soggetti giovani ci sono altri fattori, di solito le cause degli eventi ischemici non sono quelli tipici dell'arteria che si chiude per la placca aterosclerotica, ma per esempio per una forma particolare di malattia dell'arteria che è la dissecazione, per cui si stacca un foglietto del vaso e questo viene chiuso magari per un evento traumatico anche minore, eccetera. Quindi diciamo che le cause sono un po' diverse. Esiste poi una connessione anche con eventuali terapie ormonali sostitutive, per esempio nella donna, soprattutto se le donne hanno un'anamnesi, quindi una storia loro
di un disturbo emicranico di particolare che si chiama emicrania con aura e che oltre al mal di testa si associa a, per esempio, disturbi della vista oppure della parola. Quindi avere l'emicrania con aura e contemporaneamente assumere delle terapie ormonali sostitutive di tipo la pillola, per esempio, aumenta il rischio di ictus nella donna. Quindi questi sono i campanelli d'allarme per la donna? Questi sono, più che i campanelli d'allarme, sono le cose a cui bisogna stare attenti, certo, per evitare di... In quanto tempo un paziente può essere dimesso dopo essere colpito da un ictus? Dipende sempre appunto dall'età e dalla gravità? Dalla gravità dipende. Dipende fondamentalmente dalla gravità del quadro neurologico, quindi dall'estensione del danno a livello del cervello. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata qui con noi e per qualsiasi informazione la gente dove può contattare? Penso che avete un sito internet? Un sito internet che è col titolo... Ecco, questo che stiamo vedendo. Esatto, questo ora che stiamo vedendo. www.mondino.it per qualsiasi informazione. C'è la mia mail se ci fossero necessità di informazioni, diciamo, mediche più approfondite. Grazie alla dottoressa Anna Cavallini. Noi ci fermiamo brevemente per dare 2 minuti alla regia, ma torniamo subito con tanta salute perché si parla di chirurgia estetica tra poco.